buonanotte a tutti, piacere incontrarvi per questo incontro che affronta una tematica molto importante che riguarda gli investimenti sulle infrastrutture idriche, ma anche l'opportunità per fare il punto della situazione che noi facciamo trimestralmente sull'attuazione del PNRR, del Piano Nazionale Complementare per ciò che concerne il nostro Ministero, che come sapete ha un budget complessivo proprio a valere sul PNRR, sul piano complementare di 61 miliardi. Iniziamo proprio da qui e poi passeremo alla questione della presentazione del rapporto sulle infrastrutture idriche, perché il PNRR è un sforzo, un impegno di tutto il Paese, così come appunto il piano nazionale complementare, ed è importante capire a che punto siamo in termini di attuazione, in termini di investimenti, in termini di riforme. La buona notizia è che il Ministero ha raggiunto gli obiettivi che erano stati assegnati e in particolare per ciò che riguarda il PNRR sono state raggiunte tutte le cosiddette milestone europee di nostra competenza, previste per il 2021 e per i primi tre trimestri del 2022. Sono stati anche raggiunti degli obiettivi, delle milestone che erano previsti per l'ultimo trimestre del 2022. Restano ancora due obiettivi che hanno a che fare, uno con la riforma delle concessioni portuali. Il regolamento è stato predisposto, adesso è al vaglio delle altre amministrazioni, istituzioni che devono dare via libera definitivo, e l'altro invece riguarda gli investimenti ferroviari, che anch'essi sono ormai in dirittura d'arrivo in termini di assegnazione delle gare. Quindi siamo assolutamente tranquilli sul raggiungimento di tutti gli obiettivi, non solo quelli che abbiamo già raggiunto nel 2021, ma anche per il 2022. Un punto importante che vorrei sottolineare riguarda l'allocazione dei fondi di quei 61 miliardi di cui ho già parlato. Ebbene, tutti gli atti di ripartizione sono stati completati, sono efficaci, c'è soltanto un bando proprio per l'idrico ancora aperto, che però verrà completato tra qualche settimana in termini di risposte, di proposte dalle amministrazioni, e quindi entro dicembre verrà fatto il decreto di ripartizione dei fondi. A questo punto tutti i 61 miliardi saranno stati allocati e dunque le amministrazioni potranno far partire le loro procedure. In realtà molte di queste sono già partite. Infatti va ricordato che il 2022 nel cronoprogramma iniziale era proprio l'anno della progettazione, l'anno della definizione delle gare, l'anno di conduzione dei bandi, e da questo punto di vista possiamo segnalare che quello che è avvenuto finora ha consentito di allocare circa 8,6 miliardi di euro ai soggetti attuatori, e nel quarto trimestre di quest'anno prevediamo che 55 gare vengano avviate, oltre a quelle naturalmente che verranno concluse, quelle già avviate. Notiamo una forte accelerazione negli ultimi trimestri e, ripeto, nel quarto trimestre attendiamo l'avvio di ulteriori 55 gare. Questo, in linea con i cronoprogrammi, farà sì che il 2023 sarà l'anno in cui si concentrerà l'apertura di molti cantieri, che per alcuni è un po' un'ossessione, come se il PNRR avesse potuto generare istantaneamente
cantieri e non avesse richiesto, come avevamo dichiarato fin dall'inizio, una grande opera di progettazione. Il punto che troverete maggiori dettagli nel rapporto appunto trimestrale è che per esempio per le gare di competenza di Rete Ferroviaria Italiana che riguardano le grandi infrastrutture ferroviarie è molto già stato avviato e altro verrà appunto avviato nelle prossime settimane, ma anche per le gare che sono di competenza dei comuni, delle regioni, delle autorità del sistema portuale, ormai il processo è in piena esecuzione e dunque coerentemente con l'impegno a raggiungere le cosiddette obbligazioni giuridicamente vincolanti, cioè il completamento delle gare entro il 2023. Vedremo tra poco i dettagli di tutta questa operazione, ma vorrei sottolineare che anche a detta degli osservatori le procedure immaginate per le opere del PNRR stanno funzionando molto bene anche in termini di accelerazione dei tempi e da questo punto di vista vorrei segnalare il ruolo che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici da un lato per la valutazione dei progetti e dall'altro il dibattito pubblico, già 10 dibattiti pubblici sulle grandi infrastrutture tipicamente ferroviarie si sono realizzate, si sono concluse con il coinvolgimento di migliaia e migliaia di cittadini. Ecco, tutto questo non ha rallentato, anzi ha consentito il coinvolgimento delle comunità locali in progetti di grande dimensioni che erano attesi da molto tempo, al di là naturalmente del disaccordo su alcuni aspetti. Quindi siamo in orario sulle riforme, siamo in orario sugli investimenti, sulle milestone, sui target che sono stati definiti e siamo in orario in qualche modo anche nelle procedure. Penso a un caso particolare di una procedura di gara che è stata completata da Rete Ferroviaria Italiana per un tratto della velocizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, che si è conclusa di fatto dal momento della partenza, della progettazione all'assegnazione, è passato un anno, quando nel passato ci volevano 2, 3, 4 anni talvolta per realizzare lo stesso processo. Passerei a questo punto a dire alcune parole sul tema che oggi è il centro poi delle presentazioni, del dibattito, e cioè gli investimenti sulle infrastrutture idriche. Il paese ha scoperto per l'ennesima volta quest'estate il tema della siccità, perché purtroppo non è il primo caso, e ha dunque alzato tutte le antenne su un fenomeno che non solo si è già verificato nel passato, ma che è destinato, in assenza di interventi adeguati, a riprodursi, anzi più frequentemente, perché la crisi climatica è già con noi, al di là dello sforzo per ridurre le emissioni, e dunque abbiamo bisogno di investire non solo sulla mitigazione, cioè gli investimenti, pensiamo sulla mobilità sostenibile, ma anche sull'adattamento. Ed è qui dove l'investimento sulle reti infrastrutturali è fondamentale. Nel corso degli ultimi 19 mesi dell'attività del governo Draghi sono stati complessivamente assegnati 3,9 miliardi a investimenti in questo settore, 2,9 vengono dal PNRR, quasi un altro miliardo da altri fondi, ma la buona notizia è che questi fondi sono già legati a interventi definiti per i quali è in avanzato realizzazione la progettazione e dunque anche in questo caso si può partire con interventi sia di sicurezza delle infrastrutture esistenti, sia di ampliamento delle infrastrutture, sia di riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione, come sapete, sono molto alte, soprattutto nel Mezzogiorno. Vedrete tra breve
i dettagli di tutto ciò, ma vorrei sottolineare un punto: questo straordinario sforzo finanziario, appunto quasi 4 miliardi, è stato accompagnato da una delle riforme, il PNRR, che riguarda proprio la governance del settore. Vedremo più avanti i dettagli, perché la situazione era decisamente insoddisfacente. Ecco, il settore idrico è un buon esempio di come investimenti e risorse e riforme, come è nello spirito del PNRR, devono e possono andare insieme. L'ultima considerazione a questo riguardo è che la strada è ancora lunga, perché c'è ancora un ampio gap di risorse che vanno investite nei prossimi anni in questo settore. Quindi l'augurio, l'invito è che il nuovo Parlamento, il nuovo governo continui in quest'opera che è fondamentale per assicurare non solo il benessere delle persone, ma anche il funzionamento del nostro sistema economico in vista proprio della crisi climatica che è già con noi, ma che rischierebbe di colpire duramente tutto questo settore. Io mi fermo qui e abbiamo una serie di presentazioni, poi ci sarà un dibattito con la possibilità anche di porre delle domande e do subito la parola al dottor Davide Ciferri, direttore della struttura PNRR del nostro Ministero. Buongiorno a tutti, grazie signor Ministro per l'introduzione. Vi parlerò chiaramente del livello e lo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e degli investimenti del Piano Nazionale Complementare. C'è una presentazione che ora chiedo alla regia di predisporre. Lo ha anticipato il signor Ministro, il MIMS è responsabile di una serie di investimenti pari circa 61 miliardi di euro e conseguentemente una struttura di milestone e target che, come noto, è il framework, diciamo, concettuale di performance che descrive la struttura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, conseguentemente appunto responsabile di 57 tra guardie obiettivi, di cui 47 per investimenti e 10 per le riforme. Il livello di conseguimento di questi traguardi per quanto riguarda l'attività di nostra competenza ha fatto sì che abbiamo già raggiunto i traguardi previsti per il 2021 e quelli previsti entro il terzo trimestre 2022, pari a 9 traguardi tra investimenti e riforme. E inoltre abbiamo anticipato il conseguimento di 3 milestone che erano previste in scadenza a fine anno e che noi abbiamo diciamo, conseguito in anticipo. Rimangono da conseguire 2 milestone, una riguarda appunto, come ricordava il signor Ministro, la riforma delle concessioni portuali e un'altra che riguarda l'investimento relativo all'aggiudicazione dei contratti e dei lotti sulla linea alta velocità al sud. 5 riforme nel 2021, conseguite con altrettanti interventi di tipo normativo e o amministrativo. Su queste riforme, è importante e utile, a nostro avviso, sottolineare che già alcune di queste producono degli effetti in termini di impatti su quello che è il nuovo ITER. E faccio riferimento in particolare alla riforma che ha previsto, la riduzione dei tempi di approvazione del contratto di programma tra il Ministero e Rete Ferroviaria Italiana. Con le innovazioni normative apportate, di fatto si stimava che la riduzione dei tempi di approvazione del medesimo contratto di programma si potessero ridurre dai precedenti 24 ad 8 mesi e in effetti con il nuovo contratto di programma RFI, che ha iniziato il suo iter, diciamo, approvativo a fine dicembre dello scorso anno, proprio con la delibera finale del CIPES, i primi di agosto, è stato effettivamente approvato e quindi perfettamente rispettando la stima che facevamo di diciamo, efficacia della riforma in termini di riduzione di approvazione. Questo è importante perché, come noto, il contratto di programma è il perimetro principale di indirizzo degli investimenti nel settore ferroviario che il Ministero e il Governo
diciamo, affida alla rete ferroviaria italiana per sviluppare tutti gli investimenti necessari all'infrastrutturazione ferroviaria di questo paese. Un altro esempio sull'efficacia delle riforme apportate è quello relativo alla riforma dell'iter autorizzativo dei progetti ferroviari, che è strettamente connessa alla precedente riforma. In questo caso, diciamo, l'efficientamento e la reingegnerizzazione del processo ci permetteva di stimare che in media l'iter autorizzativo si sarebbe ridotto di circa il 45%. Rispetto a, diciamo, progetti che chiaramente a seconda della complessità potevano avere una durata, appunto, nell'iter approvativo più o meno lunga. Ecco, un esempio che possiamo portare dell'efficacia e della bontà della riforma approvata è, per esempio, quello relativo alla lunghezza dell'iter molto concentrata all'iter autorizzativo di un progetto PNRR, che è quello, appunto, che riguarda la circonvallazione di Trento e che riduce, che ha ridotto sostanzialmente i tempi dalla presentazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Comitato Speciale del progetto di fattibilità tecnico-economica, fino alla determinazione dello stesso Comitato Speciale in circa 11 mesi, da dicembre appunto a metà agosto. Due investimenti sono stati appunto conseguiti come milestone nel 2021, quello che diciamo, determinava l'attribuzione e la ripartizione delle risorse per il supporto alla filiera produttiva degli autobus elettrici, e quello che invece identificava progetti, risorse e soggetti attuatori per investimenti nell'infrastrutturazione delle zone economiche speciali. I traguardi di quest'anno già conseguiti riguardano il programma innovativo della qualità dell'abitare, questo grande programma di investimento che il Ministero ha costruito per sostenere l'edilizia pubblica residenziale nelle comunità locali, e in questo caso con la firma delle 158 convenzioni, che sono fondamentalmente i 158 progetti ammessi a finanziamento all'interno della finestra del FINQUA, la milestone è stata raggiunta, ed ora, anche grazie al supporto di Invitalia, che è stata attivata proprio per sostenere i soggetti attuatori nella fase di attuazione del programma, il livello, diciamo, di attuazione è molto elevato, è stato approvato un accordo quadro, quindi i soggetti attuatori sono nella condizione di sottoscrivere i contratti applicativi e quindi sostanzialmente procedere in maniera abbastanza spedita e coerentemente con il cronoprogramma attuativo nell'attuazione dell'investimento. Un'altra riforma conseguita a marzo 2021 è quella appunto della semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nel settore idrico, di cui poi avremo, diciamo, un approfondimento nelle slide successive. Inoltre abbiamo conseguito in anticipo, rispetto alla scadenza di fine anno, l'aggiudicazione dei contratti per lo sviluppo del sistema di gestione del traffico ferroviario RTMS, con l'aggiudicazione da parte di RFI di due accordi quadro multitecnologici, che dovrebbero portare alla realizzazione o comunque all'implementazione del sistema su circa 5.000 km di linee ferroviarie. Inoltre, l'altra milestone conseguita fa riferimento alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing, che come noto sono le progettualità che permettono ai porti di installare rete elettrica, per permettere poi alle navi, quando sono, appunto, quando stazionano in porto, di collegarsi alla rete di trasmissione elettrica e quindi limitare le emissioni sia di gas climalteranti sia di altre sostanze inquinanti nelle aree portuali, riducendo chiaramente il loro impatto ambientale. Di nuovo, questa è una riforma che ragiona, diciamo, nel senso del PNRR, nel merito del PNRR, perché è una riforma che accompagna gli investimenti previsti e predisposti da questo ministero, che sono inseriti nel Piano Nazionale Complementare, che proprio diciamo, destinano risorse a queste progettualità. È anche stata raggiunta un'ulteriore riforma in ambito portuale, quella della semplificazione delle procedure per la pianificazione strategica. Dicevamo appunto che rimangono due milestone: una sulla giudicazione competitiva delle concessioni nell'area portuale, dove il regolamento è stato predisposto ed è stato, diciamo, inviato alle altre amministrazioni per i relativi concerti. Ci aspettiamo di concludere, diciamo, il processo approvativo nel corso delle prossime settimane. E infine, l'ultima milestone in scadenza a fine anno riguarda l'aggiudicazione dei contratti per la realizzazione delle linee alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Catania. In questo caso tutte le gare sono state bandite, in realtà
per la linea Napoli-Bari sono già stati affidati tutti i lotti e alcuni cantieri sono già aperti. Per la linea Palermo-Catania, le ultime due gare, quelle relative al lotto 4B e 5, sono state bandite da RFI prima dell'estate e ci aspettiamo appunto che le procedure di affidamento si possano concludere entro novembre. PNRR e piano complementare del MIS. Dicevamo 61, oltre 61 miliardi di risorse, ci siamo sostanzialmente, abbiamo sostanzialmente concluso, come ricordava il signor Ministro, l'attività di ripartizione delle risorse al netto della finestra sul secondo bando per l'investimento in infrastrutture. Per la distribuzione delle reti di distribuzione idrica e quindi arriviamo al 100% della ripartizione. Di questi 61 miliardi è utile ricordare appunto che il Ministero ha scelto strategicamente di rafforzare quella che è l'allocazione prevista dal meccanismo di ripresa e resilienza e dell'azione del governo. Sappiamo che in particolare ci sono due livelli che vanno tenuti sotto controllo e vanno comunque attenzionati, che sono l'allocazione delle risorse per sostenere e per ridurre i divari territoriali. In questo caso il Ministero nella sua allocazione ha, diciamo, sovraperformato il target che il governo stesso si era dato a livello complessivo, allocando circa il 55% delle risorse al sud. E il secondo, diciamo, target di allocazione è quello relativo agli investimenti che possono, diciamo, favorire la transizione ecologica e contrastare quindi i cambiamenti climatici. In questo caso il Ministero dei 61,5 miliardi ha allocato oltre il 70%, circa il 71% di risorse a questo obiettivo. Da questo punto di vista, pensiamo possa essere utile fare un approfondimento, perché spesso, questa interpretazione dell'allocazione rispetto agli investimenti che favoriscono la transizione ecologica, semplifica e anche di molto il percorso che porta a questa identificazione, in una maniera, che di fatto ripartisce in maniera dicotomica le risorse appunto destinate alla transizione verso le altre che potenzialmente vengono interpretate in contrasto con la transizione ecologica stessa. Ecco, non è così per due ragioni. La prima è che, diciamo, come è noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza affida a un doppio meccanismo di screening la coerenza o comunque la compatibilità degli investimenti sostenuti rispetto alla sostenibilità ambientale. Questo doppio livello si basa, come è noto, sul tema della compliance e del rispetto, del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, così come definito dalla tassonomia europea, sulla finanza sostenibile, e poi il secondo elemento è quello di definire, diciamo, il contributo sostanziale, quindi l'aspetto positivo del contributo stesso, degli impatti stessi degli investimenti rispetto agli obiettivi, diciamo, di transizione ecologica e climate change. E questa seconda dimensione viene costruita attraverso una metodologia specifica che è definita all'interno del regolamento appunto che definisce il PNRR. Quindi tornando al 71% di risorse destinate alla transizione ecologica, queste sono chiaramente, perché il regolamento lo prevede, il PNRR, ricevono un'analisi, uno screening sia nella fase ex ante sia nella fase in itinere sul 100% degli investimenti rispetto alla compliance che questi devono dimostrare al principio del Do Not Significant Harm. E poi all'interno di questi vengono divisi gli investimenti che ricevono, diciamo, un peso massimo, un cosiddetto tagging climatico al 100%, quelli che contribuiscono in maniera più significativa. E qui facciamo riferimento alle reti TEN-T, all'alta velocità, ai corridoi diagonali, al trasporto rapido di massa, al rinnovo autobus TPL, in particolare con tecnologie green, elettrico, idrogeno e le ciclovie sia urbane che turistiche. Esiste poi un secondo, diciamo, insieme di investimenti, le infrastrutture idriche, l'elettrificazione delle ferrovie, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici che ricevono un tag pari al 40%. Cosa invece rappresenta il 29-30% delle altre risorse? Appunto, dicevamo, non sono risorse che sono in contrasto con la transizione ecologica, proprio perché comunque ricevono uno screening al 100% di compliance rispetto al Do Not Significant Harm, quindi hanno
diciamo, minimizzato gli impatti potenziali negativi sui temi e sugli ambiti ambientali, in particolare sui 6 obiettivi ritenuti e considerati prioritari da parte della Commissione europea. E tra questi quali investimenti rientrano? Rientrano nel caso del PNRR il piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, le infrastrutture per le ZES, la digitalizzazione e logistica degli aeroporti. Come vedete sono investimenti che in realtà potenzialmente esprimono anche questi, diciamo, elementi positivi in termini di contrasto ai cambiamenti climatici, in particolare nel PINCA ovviamente abbiamo elementi significativi di efficientamento energetico nell'edilizia sociale pubblica, nel caso delle infrastrutture per le ZES abbiamo interventi di adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree portuali e così via. Nel piano nazionale complementare rientrano interventi stradali per le aree interne, il rinnovo degli autobus extraurbani e della flotta marittima. Anche su questo la scelta che ha fatto il Ministero è quella di tenere, diciamo, sotto stretta attenzione il tema appunto del Do Not Significant Harm. Faccio sicuramente un esempio importante è quello relativo agli interventi stradali per le aree interne. Come sappiamo, tipicamente gli investimenti in strade non sono considerati, diciamo, compliance col BNSH, almeno nello schema, diciamo, definito dal PNRR in senso stretto. Quello che il Ministero ha scelto di fare è di tenere attenzionato gli eventuali impatti negativi di investimenti nelle strade, approvando recentemente delle linee guida sulle valutazioni appunto delle opere pubbliche nel settore stradale, che per la prima volta affronta in maniera puntuale i criteri di NSH per il settore, proprio a testimonianza dell'attenzione che il Ministero sta costruendo e ha costruito nel corso degli ultimi mesi su questi temi specifici. Monitoraggio del PNRR. Come sappiamo, il PNRR è costruito anche, diciamo, è supportato anche da una costruzione di attenzione alle fasi attuative, proprio perché lo schema di milestone e target impongono al nostro Paese e quindi a tutte le amministrazioni coinvolte, sia le amministrazioni centrali, sia i soggetti attuatori, in particolare gli enti locali e territoriali, di avere una chiara rappresentazione di quelle che sono le fasi. Il monitoraggio, come è noto, avviene sostanzialmente attraverso una piattaforma costruita presso il MEF, che si chiama Regis, e che permette di, diciamo, di avere una visualizzazione aggregata di quelli che sono, diciamo, i cronoprogrammi di misura specifici e quali sono le posizioni relative dei singoli soggetti attuatori, quindi una forma, diciamo, abbastanza sviluppata. E nella relazione troverete il dettaglio appunto della situazione aggiornata rispetto alle singole misure previste dal PNRR di competenza di questo Ministero. È evidente, lo ricordava il Ministro, e lo abbiamo ricordato anche nelle precedenti, diciamo, relazioni trimestrali, che il 2022 non era già la fase dei cantieri, ma era principalmente la fase della ripartizione delle risorse e della progettazione. Mentre sarà sicuramente il 2023, anche in ragione di un'accelerazione di cui poi daremo evidenza in una slide successiva, il 2023 sarà sicuramente la fase dell'aggiudicazione degli affidamenti e quindi dei bandi di gara e poi l'avvio effettivo appunto dei cantieri. Questo è particolarmente vero per i cosiddetti nuovi progetti, cioè quei progetti che sono stati finanziati ex novo dal PNRR. In alcuni casi, e in particolare nella componente della missione M3, dove il Ministero ha deciso di inserire delle progettualità, diciamo, mature in ambito ferroviario, in realtà questo ragionamento è ancora più accelerato perché, come noto, alcuni cantieri, soprattutto nella linea Napoli-Bari, sulla tratta alta velocità al sud, sono già aperti, ma anche nell'alta velocità, nelle tratte del nord, e incluso gli interventi previsti nel piano stazioni e quelli che, a seguito dell'aggiudicazione dei bandi e degli accordi quadro per lo sviluppo dell'RTMS, sono stati attivati da RFI lungo la rete nazionale. Il monitoraggio ci permette, chiaramente, la struttura molto già puntuale di monitoraggio ci permette di fare una serie di approfondimenti che ci danno il quadro e ci permettono anche di accendere eventuali alert sulla situazione attuativa dei singoli soggetti attuatori rispetto alle singole misure, ma anche con, diciamo, disaggregazioni che in questo caso, nella slide che vi sto mostrando, arrivano al dettaglio, diciamo, regionale o ripartizionale. Troverete, diciamo, approfondimenti ulteriori nella relazione che pubblichiamo oggi. Qui è importante vedere che
sostanzialmente nella distinzione tra quelle che sono le scadenze rispetto all'aggiudicazione dei lavori tra il primo semestre 2023 e il secondo semestre 2023, ripeto, nel 2023 noi ci aspettiamo di sostanzialmente di concludere tutta la fase complessiva di aggiudicazione dei lavori, quindi tutte le gare previste per il PNRR di nostra competenza. Come vedete, le scadenze più vicine, cioè quelle che si dovrebbero realizzare nel 2023, non abbiamo sostanzialmente soggetti attuatori che non hanno ancora avviato il loro investimento. Circa il 40% sono nella fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, di acquisizione dei relativi pareri, e un ulteriore 58% è nella fase di progetto definitivo esecutivo. C'è da notare, tra l'altro, che queste due fasi, proprio con le riforme di semplificazione e di accelerazione approvate con il PNRR, in particolare il DL77, non necessariamente sono conseguenziali, perché è possibile, appunto, per scelta del soggetto attuatore, di andare direttamente a gara sul livello del cosiddetto PFT arricchito. In circa un 2% dei soggetti attuatori per investimenti che prevedono l'aggiudicazione dei lavori nel primo semestre 2023 sono già in una fase avanzata di affidamento e appunto esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda il secondo semestre 2023, chiaramente ci sono ancora delle componenti, dei soggetti attuatori che stanno nella fase di avvio dell'investimento, circa il 22,5%, ma è anche evidente che ci sono in realtà dei soggetti attuatori che si stanno portando avanti con le attività, e quindi tutto sommato nella rappresentazione complessiva, anche guardando altre dimensioni di analisi, noi per ora non abbiamo grosse criticità che emergono dalle analisi dell'attuazione che visualizziamo in maniera costante. Dicevamo le gare, che sarà uno dei grandi temi probabilmente del primo semestre 2023. Noi abbiamo registrato, diciamo, due fenomeni importanti. Innanzitutto, numeri che ricordava anche il signor Ministro all'introduzione, 63 procedure pari a circa 8,6 miliardi, ma quello che è importante notare è che nel quarto trimestre dell'anno registriamo, anche rispetto alla rilevazione del trimestre precedente, un aumento significativo, quindi 55 gare, che sono un numero superiore a quelle registrate nei primi 9 mesi dell'anno. Qual è la lettura che diamo, anche considerando le interlocuzioni ormai quasi quotidiane che abbiamo con i soggetti attuatori? È che, come è noto, con gli strumenti messi a disposizione dal governo, e in particolare con l'istituzione del Fondo per le opere differibili, che permette ai soggetti attuatori di rivedere i quadri economici in funzione della dinamica di caro materiale e caro prezzi che si è registrata nell'ultimo tempo, chiaramente questa disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive ha di fatto creato un incentivo ad accelerare ulteriormente il processo di attuazione, e quindi noi registriamo, soprattutto nell'ultimo trimestre, un forte aumento delle procedure messe a gara, tra l'altro di un valore, diciamo, unitario inferiore rispetto ai mesi precedenti, proprio perché sostanzialmente sono i soggetti attuatori più fragili che stanno percependo la necessità di cogliere questa opportunità, appunto, fornita dal fondo, e sostanzialmente accelerando dei cronoprogrammi attuativi che probabilmente avrebbero visto, diciamo, le gare spostate più in là nel tempo. L'attuazione del PNRR è una governance, diciamo, multilivello, che coinvolge diversi attori, sia a livello centrale che locale, ma anche all'interno stesso delle amministrazioni centrali, come è noto, appunto, il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è una cerniera fondamentale nella procedura autorizzativa complessa, soprattutto per i progetti di più grandi dimensioni, è stata una delle grandi novità introdotte con le riforme del PNRR. Attualmente sta lavorando, secondo le aspettative, nel rigoroso rispetto dei tempi, ha di fatto svolto attività istruttoria su 25 progetti, 18 finanziate da risorse PNRR, 6 da risorse nazionali e 1 dal Piano Nazionale Complementare. E sono già stati emessi, rispetto a questi 25 progetti, 18 pareri e soprattutto 3 determinazioni motivate, che è sostanzialmente la fase conclusiva del processo stesso, compresa quella già richiamata in precedenza relativa alla circonvallazione di Trento. Altra struttura di governance, diciamo, che in qualche modo è costruita all'interno dell'amministrazione centrale del MINSA, poi che chiaramente ha delle sue rappresentazioni a livello locale, quella del dibattito pubblico, un istituto che si è scelto di rafforzare molto
proprio con l'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che, come ricordava di nuovo il signor Ministro, non ha di fatto rallentato il processo dell'istruttore, anzi lo ha arricchito di elementi importanti, soprattutto che derivano dal coinvolgimento delle comunità locali, degli stakeholder e dei cittadini. Attualmente sono stati conclusi 10 dibattiti pubblici, alcuni di questi anche su grandi progetti complessi, e ci dà anche l'indicazione di come sostanzialmente stiamo riuscendo ad integrare in maniera abbastanza efficiente tutti questi elementi del processo decisorio, che sono fondamentali poi per andare a scegliere e programmare e poi realizzare un'opera che effettivamente possa tenere insieme tutte le istanze degli stakeholder, sia a livello, diciamo, nazionale che locale. Entriamo ora più nel dettaglio sull'approfondimento che è l'oggetto di questo seminario, in particolare con la riforma della governance del settore idrico, la milestone appunto raggiunta e conseguita a marzo del 2022. Ecco, questa riforma è complementare ovviamente agli investimenti del PNRR e non solo, che poi saranno oggetto delle presentazioni che seguiranno, però è importante qui evidenziare come questa complementarietà viene costruita all'interno di uno schema strutturato e sinergico che pone il settore idrico di nuovo, diciamo, al centro dell'azione di questo ministero. La riforma sostanzialmente innova nella governance e negli strumenti che ne derivano, e in particolare con l'introduzione di un nuovo piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, che di fatto unifica le ex sezioni previste dal piano, le ex sezioni acquedotti e basi, in un'unica, diciamo, costruzione programmatica di medio-lungo termine, sotto la responsabilità diretta del MINS, ma senza, diciamo, andare a detrimento del ruolo e del coinvolgimento di altri soggetti, in primo luogo chiaramente dell'autorità ARERA, che nella fase di definizione e aggiornamento del piano continua ad avere, diciamo, dei compiti specifici. Il finanziamento di questo piano è sostanzialmente una delle importanti costruzioni che permette, diciamo, di disconnettere l'aspetto di programmazione dall'aspetto, diciamo, relativo ai flussi finanziari, e quindi l'idea è di creare uno schema di medio e lungo termine dove si raccolgono i fabbisogni e le progettualità dei territori e delle regioni, e poi si procede a finanziare, diciamo, le progettualità che si considerano prioritarie e più mature attraverso schemi o meccanismi di straccio attuativi che vengono progressivamente sviluppati a seconda delle disponibilità finanziarie che il Ministero ha a disposizione dei periodi specifici. Il piano ha anche dei cronoprogrammi definiti rispetto al suo aggiornamento triennale, e questo di nuovo garantisce una continuità nella programmazione e nella pianificazione, e affronta poi altri due problemi, che sono quelli relativi ai soggetti attuatori e quelli relativi, diciamo, alla procedura di valutazione, quindi al chiarimento e l'esplicitazione di quelli che sono i fattori determinanti appunto per la selezione dei progetti da inserire nel piano. Rispetto ai soggetti attuatori, proprio anche, diciamo, su stimolo della Commissione europea, che nell'analizzare, diciamo, gli impatti della riforma ha veramente a più riprese, diciamo, chiesto al nostro paese di rafforzare i meccanismi di supporto ai soggetti attuatori, proprio nella consapevolezza del fatto che i soggetti attuatori del settore spesso mostrano importanti eterogeneità, soprattutto nella capacità amministrativa e progettuale, e quindi la riforma prevede dei meccanismi diretti di supporto, diciamo, di assistenza tecnica, principalmente, diciamo, costruita dall'amministrazione centrale anche attraverso l'attivazione di altri soggetti, e soprattutto crea uno schema, diciamo, positivo appunto di supporto, quindi un supporto proattivo, ma anche uno schema di monitoraggio e un'eventuale, diciamo, definizione di un meccanismo relativo al potere sostitutivo qualora l'amministrazione centrale stessa si rendesse conto, attraverso appunto l'attività di monitoraggio, che il soggetto attuatore non è in grado diciamo, di implementare, di riuscire a livello attuativo di portare a termine l'investimento stesso. L'ultimo aspetto è quello relativo alla valutazione dei progetti. Di nuovo, qui l'innovazione è, diciamo, estremamente importante. Si accompagna l'analisi tecnico-ingegneristica con l'analisi sulle dimensioni di sostenibilità attraverso un modello multidimensionale che tende a definire le priorità complessive, considerando appunto
le varie dimensioni. Questo modello multidimensionale è stato presentato, diciamo, in un precedente seminario all'inizio dell'anno come schema concettuale sul quale il MIMS decideva di investire proprio per dare una coerenza valutativa a tutte le dimensioni ritenute fondamentali e soprattutto rispetto a quelle relative alla sostenibilità delle opere. È un modello che ha una sua declinazione appunto per la prima volta nel DM di attuazione della riforma, che definisce appunto i criteri di valutazione e di accesso al Piano Nazionale delle Infrastrutture Idriche, e qui permettetemi di sottolineare almeno due aspetti. Questo schema innova e di molto appunto il processo di valutazione. Lo innova perché, oltre all'analisi tecnico-ingegneristiche che questo Ministero aveva comunque sempre effettuato proprio per valutare le progettualità nel settore idrico, ma anche ovviamente negli altri settori, introduciamo una dimensione importantissima che è quella ambientale, attraverso appunto la declinazione dei principi tassonomici del contributo sostanziale del DNSH, in coerenza con quanto previsto appunto dal PNRR, ma lo aumentiamo anche di altre dimensioni, che sono quelli appunto dell'impatto sociale, istituzionale e di governance. Su uno, i tecnici del Ministero hanno fatto un lavoro, a mio avviso, eccezionale, e cioè nella capacità di costruire gli impatti sociali a partire da un altro elemento che è stato cardine nella fase diciamo di riflessione, di programmazione di questo Ministero, che è associato al concetto di accessibilità. L'accessibilità è una dimensione sociale nella misura in cui permette, garantisce ai cittadini di avere opportunità appunto di accesso a un bene o a un servizio, e sintetizza con un indicatore quantitativo proprio questa dimensione di benessere. Nelle linee guida per la valutazione delle opere pubbliche nel settore ferroviario e stradale, che sono stati i primi due strumenti metodologici che questo Ministero ha pubblicato, gli indicatori di accessibilità erano costruiti appunto sulle dimensioni e relativamente al concetto di accesso alla mobilità. Qui i tecnici del Ministero invece hanno lavorato in maniera veramente eccellente per declinare questo indicatore sul tema della risorsa idrica, quindi calibrando lo stesso aspetto quantitativo in una maniera del tutto innovativa. E devo dire che questi aspetti qua, questo dell'indicatore di accessibilità insieme alla integrazione delle dimensioni ambientali, sociali e istituzionali, sono stati anche oggetto di un parere estremamente positivo che la Commissione europea ha dato nella procedura di assessment di questa milestone, riconoscendo appunto all'Italia di aver costruito una procedura del tutto innovativa che è perfettamente coerente a quelle che erano le ambizioni che avevamo proposto con la riforma. E di nuovo, a dimostrazione di quanto questo lavoro sia stato apprezzato, la settimana prossima il Ministero sarà presente a un evento molto importante dell'OCSE proprio per raccontare questo percorso, raccontare questo nuovo approccio metodologico che in questo caso noi applichiamo al settore idrico, ma come è noto è stato applicato anche agli altri settori di intervento prioritario di questo Ministero. Bene, grazie mille, grazie a Davide Ciferri, e ora chiederei al professor Attilio Toscano di intervenire sugli aspetti proprio più strategici per ciò che riguarda il settore idrico. Grazie, grazie Ministro, buongiorno a tutti. Se è possibile condividerei, scusate io oggi sono non al Ministero, condividerei da casa la mia presentazione, provo a farlo. Allora, buongiorno a tutti, sono Attilio Toscano e faccio parte al momento della struttura tecnica di missione del Ministero e ho curato l'aspetto più relativo alla parte di infrastrutture idriche. Il compito che mi è assegnato oggi è quello di farvi vedere un po', di parlarvi delle strategie che hanno e delle politiche che hanno indirizzato tutto il Ministero negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni. Allora, il Ministero ovviamente esercita un grande ruolo, come ha detto il Ministro e come ha detto Davide Ciferri prima, di coordinamento strategico per la programmazione di tutte quelle che sono gli interventi infrastrutturali relativi prevalentemente all'approvvigionamento idrico primario, ma non solo primario, anche fino alle reti di distribuzione, nel suo complesso e per tutti i settori. Ovviamente l'acqua è una sola, e quindi è stato sin da subito chiaro a questo Ministero che queste competenze dovevano coprire sia gli aspetti idropotabili che quelli irrigui, ma anche quelli energetici e industriali. Tutto ciò ovviamente in collaborazione con altre amministrazioni centrali
le cui le prevalenti ovviamente sono il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero per le Politiche Agricole, le autorità di distretto di bacino idrografico e l'autorità di regolazione ARERA per quanto riguarda gli aspetti idropotabili. Partendo da questa considerazione, dal voler rafforzare questo ruolo centrale che ha il Ministero per una progettazione di infrastrutture, il Ministero ha iniziato a operare con il suo strumento principale di programmazione e pianificazione, che è l'allegato infrastruttura al documento di economia e finanze. E questo è stato fatto sino a partire dal 2020, inserendo per la prima volta, devo dire appositamente, delle azioni e dei capitoli di questo importante documento strategico del Ministero, ma di tutto il Governo, delle azioni sulle infrastrutture idriche. Queste azioni, che hanno gli obiettivi che adesso vi dirò, hanno poi fatto derivare da questa impostazione concettuale le riforme di cui accennava il Ministro e Davide Ciferri poco fa, e tutta una linea di investimenti. Ovviamente su questa framework, su questa base concettuale, si è inserito successivamente tutto il discorso del PNRR, che ha contribuito a dare un impulso a queste linee programmatiche e strategiche e politiche del Ministero, che, ripeto, però aveva già tracciato, consapevole della situazione delle infrastrutture idriche, sin appunto l'allegato al DEF 2020, rafforzato l'allegato al MEDEF 2021 e in ultimo, come vedremo, in quello relativo al 2022. Delle riforme non mi dilungo sulle riforme, volevo soltanto accennare e completare quello che diceva Davide Ciferri. Noi siamo partiti da un presupposto. Il presupposto, che cambio un attimo slide, è che il settore idrico italiano è caratterizzato da un ingente fabbisogno di investimenti. Le infrastrutture idriche italiane sono considerevoli, sono note in tutto il mondo, è un'eccellenza il patrimonio di infrastrutture idriche italiane in tutto il mondo, però abbiamo bisogno di un ammodernamento, un potenziamento e un accompagnamento nella anche manutenzione di queste infrastrutture per allineare il tasso di investimenti ai migliori standard internazionali. Per colmare il gap infrastrutturale che abbiamo in assoluto, ma soprattutto fra il nord e il sud del paese, quello che ARERA chiama Water Service Divide, e maggiormente per consentire complessivamente la sicurezza e l'approvvigionamento idrico, la sicurezza infrastrutturale, l'ottimizzazione della risorsa e il recupero delle grandi opere incompiute. Questi erano i presupposti principali che sono stati tracciati appunto nel documento programmatico principale di tutto il Ministero, e che consente e che ha consentito la politica e le strategie degli ultimi anni, soprattutto di questo governo. Soprattutto era chiaro a tutti che occorreva rendere le infrastrutture idriche primarie efficienti e resilienti. Quando parliamo di infrastrutture idriche primarie, l'obiettivo principale è stato quello di rivolgersi ai grandi adduttori, agli invasi, alle grandi derivazioni, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Il ministro diceva in apertura che il paese ha riscoperto quest'anno la crisi idrica, ma diceva anche che le crisi idriche sono sempre più ricorrenti. Allora, negli ultimi 20 anni, o anche meno, io credo che questa sia stata la settima o l'ottava crisi idrica importante, significa una in media ogni 3 anni. Non si parla più di eccezionalità. Si parla di stato di fatto e la frequenza, come diceva il ministro, aumenterà. Partendo da questo presupposto e consapevoli che sulla gestione delle risorse idriche, è complicato gestire, il superamento di crisi idriche con uno stato di emergenza, si era consapevoli appunto che le crisi idriche vanno gestite con un ammodernamento e adattamento di infrastrutture idriche, una ridondanza di infrastrutture idriche, un collegamento, un potenziamento di tutto quello che sono i grandi schemi idrici italiani. Proprio questo ci consentirebbe la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Un'altra linea di indirizzo era quella di programmare e attuare tutti quegli interventi di manutenzione che sono necessari per appunto l'ammodernamento o il mantenimento delle infrastrutture idriche fondamentali, soprattutto
le grandi e piccole dighe, ma anche grandi sistemi di derivazione e adduzione delle acque, sia in termini di sicurezza delle opere. Questo consentirebbe un cambio in alcune limitazioni di invaso di grandi dighe e quindi il recupero e l'incremento di capacità utile e di trasporto. Fondamentale, in questa crisi idrica abbiamo stimato che con alcuni interventi infrastrutturali su dighe esistenti, il cambiare la capacità di invaso di questi interventi, di queste infrastrutture oggi limitate, consentirebbe in maniera abbastanza rapida di recuperare fino a 2 miliardi di capacità di metri cubi di capacità di invaso, che non vuol dire 2 miliardi di risorsa idrica, ma 2 miliardi di metri cubi di capacità di invaso. Ovviamente, accoppiato a questo investimento, a questo intervento e a questa linea programmatica, va quella dell'ottimizzazione complessiva dell'uso della risorsa a tutti i livelli e per tutti gli usi. Quindi ottimizzazione di risorsa, per esempio, nelle linee che abbiamo messo in esercizio, di cui dirà fra poco il direttore, la direttrice Catalano, sulla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione. Infine, ma non in ultimo, l'obiettivo principale era quello anche di completare grandi schemi o sistemi idrici ancora oggi incompiuti, soprattutto nel Mezzogiorno, ove questi grandi schemi possono anche dover essere ripensati, riprogettati. Oggi sappiamo tutti che le crisi climatiche nascono anche da un cambio dei trend idrologici di disponibilità di risorse idriche, quindi non è detto che occorra completare progetti oggi vecchi, ma occorre sicuramente non lasciare incompiute opere che oggi avrebbero delle straordinarie importanza dal punto della sicurezza e dell'approvvigionamento idrico. Ritorno un attimo indietro alla slide precedente per dire appunto che queste linee hanno condotto a un'azione di riforme e a un'azione di impulso sugli investimenti. Di investimenti parlerà più tardi, fra poco, la direttrice Catalano. Cito soltanto che questi investimenti hanno molteplici fonti di finanziamento, hanno legge di bilancio, derivano da fondi FSC, ovviamente dal PNRR. Un grandissimo impulso, come diceva il ministro nel corso di questi ultimi mesi, ma mi piace citare un investimento più piccolo sicuramente, ma che è molto strategico a mio avviso e che ha sposato questo ministero e il ministro in primis in maniera importante, cioè far accedere le infrastrutture idriche al fondo progettazione opere strategiche di questo ministero, e questo per la prima volta è stato fatto dal ministro proprio recentissimamente, adesso qualche settimana fa, perché ci siamo resi conto in pieno spirito appunto dell'operato del MIMS che spesso vi è una criticità sulla capacità o sulla possibilità di progettare in maniera corretta e quindi di accedere in maniera corretta e rapida ai finanziamenti. Una parola prima di concludere la spendo in più sulle riforme rispetto a quello che diceva Davide Ciferri, e ci siamo accorti quando abbiamo iniziato questa operazione sul modernamento delle politiche sulle infrastrutture idriche del Ministero, che spesso i finanziamenti avvenivano in assenza o diciamo poca coerenza di programmazione e pianificazione. E allora la riforma è stata nodale ed sarà nodale a mio avviso, perché è una riforma che mira ad avere dopo 20 anni o 30 anni una pianificazione su scala nazionale di interventi infrastrutturali strategici per il mondo delle infrastrutture idriche pluriuso. Solo questo consentirà un superamento delle ricorrenti crisi idriche, e questa riforma ha il valore aggiunto di voler programmare e pianificare le infrastrutture che servono veramente al paese, indipendentemente dalle risorse economiche oggi a disposizione. Solo se avremo una pianificazione fatta in maniera seria e coerente, d'accordo con tutti gli stakeholder, d'accordo con le regioni, le autorità di distretto, potremo man mano che arriveranno risorse finanziarie dai vari fonti che ho citato e che vedete in questa slide, essere pronti per finanziare infrastrutture prioritarie che a loro volta saranno
pronte dal punto di vista progettuale, cioè un'idea di una strategia idrica nazionale sulla parte di approvvigionamento idrico che possa di nuovo essere messa al centro delle politiche di questo governo, ma auspicabilmente anche del prossimo, per un'azione sinergica con tutti gli operatori che, sapendo che c'è uno strumento di pianificazione centrale e conoscendone le regole di funzionamento e in via di approvazione il decreto attuativo, mentre le linee guida sul settore idrico citate da Davide sono già pubblicate sul sito del Ministero. Quindi, strumento normativo principale, pianificazione di medio-lungo termine strategica, decreto attuativo con le modalità di funzionamento di questo piano e linee guida che accompagni il Ministero nella valutazione, ma i soggetti attuatori nella redazione di questi progetti con le dimensioni che diceva Davide, io credo che questo sia stato un grande passo avanti metodologico, ma anche di impegno complessivo politico del governo verso una indicazione nuova e innovativa di gestione delle risorse, ma di gestione della pianificazione degli investimenti in un campo così strategico come ci siamo accorti quest'anno, ma che di fatto è impattato fortemente dai cambiamenti climatici. Mi piace concludere citando quello che proprio è stato scritto nell'allegato infrastruttura al DEF vigente per l'anno 2002. Lo leggo: per il futuro, anche alla luce delle crisi idriche ormai conclamate per l'anno corrente e da attendersi per quelli successivi a seguito dei prolungati e sempre più frequenti eventi siccitosi, le priorità infrastrutturali riguarderanno prioritariamente gli interventi volti alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e all'incremento della resilienza delle infrastrutture idriche, quindi quelle misure di adattamento che citava in apertura il Ministro. Ovviamente questo potrà essere declinato dentro la nuova pianificazione nazionale in vari modi, ma sicuramente le direttrici principali saranno il completamento e il potenziamento dei principali schemi idrici nelle regioni del sud Italia, una nuova pianificazione di invasi, con tutto quello che abbiamo capito può essere utile ad uso plurimo per aumentare la resilienza delle grandi infrastrutture e soddisfare il fabbisogno di acqua sia potabile ma anche irrigua. Abbiamo la crisi idrica climatica, si è accompagnata a una crisi dovuta alla guerra in atto, alla crisi energetica e ovviamente la parte idrica ha un'importanza strategica anche per tutto il tema dell'idroelettrico e dell'energy storage. Quindi tanti temi interconnessi che erano stati individuati nel documento principale del Ministero e che il Ministero ha provato e sta provando ad attuare sia con riforme che con investimenti. Vi ringrazio molto. Grazie mille, professor Toscano. E adesso do la parola all'ingegner Angelica Catalano, direttore generale delle dighe delle infrastrutture idriche del Ministero. Buongiorno a tutti. Il compito mio è quello di illustrare, diciamo, con maggior dettaglio le linee di finanziamento dedicate al settore delle infrastrutture idriche. E qui in questa slide vedete sintetizzati, diciamo, i programmi principali di investimento che in questo momento abbiamo, diciamo, in fase di attuazione. E iniziamo dal Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali per la Sicurezza nel Settore Idrico. In queste slide ho cercato di sintetizzare, diciamo, i macro dati che possono essere di interesse, diciamo, per tutti. Abbiamo una disponibilità di fonti finanziarie di circa 2 miliardi di euro. Di questi, 708 milioni di euro sono stati trasferiti nel PNRR. Di fatto, noi oggi abbiamo già, diciamo, come opere finanziate un totale di 1,3 miliardi di euro. Come, diciamo, che tipologia di intervento, di opere? Ecco qua. Sostanzialmente, abbiamo
Questa slide ha evidenziato lo stato di attuazione degli interventi. Tenete presente che abbiamo iniziato nel 2018-2019 con i primi interventi, subito dopo la siccità del 2017, quindi torna sempre il concetto, diciamo, del problema climatico che dobbiamo gestire. E come vedete da questa slide, diciamo che i lavori aggiudicati ad oggi sono circa il 38% del totale. Di fatto qui abbiamo finanziato interventi che erano in uno stato di progettazione avanzato, che risultavano in uno stato di progettazione avanzata. Sostanzialmente abbiamo finanziato interventi, ad esempio il grande canale adduttore dalla diga dell'Iscia, è un canale realizzato negli anni 60, solo attraverso gli interventi di manutenzione di questo canale risparmiamo circa 7 milioni di metri cubi d'acqua. Anche un altro intervento molto importante che abbiamo finanziato, peraltro diciamo in vari lotti, alcuni stanno già nel piano nazionale, altri invece sono transitati, li abbiamo previsti all'interno del PNRR, sono gli interventi sul canale LEB, siamo nella zona del Veneto, Verona, e questo è un canale che serve a fini irrigui ben 100 comuni e consente un risparmio di 85 milioni di metri cubi l'anno quando sarà completato tutto l'intervento. Quindi gli ingegneri idraulici che ci ascoltano capiscono che sono numeri molto rilevanti e molto significativi. Quest'anno abbiamo già erogato circa 9 milioni di euro per 6 interventi che stanno, diciamo, con cantieri in attività e quindi che stanno procedendo in maniera diciamo abbastanza spedita. Questo invece è l'investimento, diciamo, primario previsto all'interno del PNRR. Come vedete abbiamo 2 miliardi di euro, sono stati individuati 124 interventi e sono nel DM 517 di dicembre del 2021. Abbiamo rispettato la clausola degli investimenti da destinare per il Mezzogiorno. Nella slide vedete la distribuzione territoriale prevalente degli investimenti. E qui abbiamo uno stato di avanzamento particolarmente significativo perché, ad esempio, sugli interventi che afferiscono alle nuove risorse, cioè i 900 milioni di euro che sono le risorse nuove da PNRR, sui 39 interventi, 35 hanno gli atti d'obbligo già sottoscritti, mentre invece nell'allegato 2, che sono i 710 milioni che avevamo visto prima, ben 53 interventi. Di questi 50 hanno già gli atti sottoscritti e 49 soggetti hanno già avuto un'anticipazione pari a circa 123 milioni di euro. Nell'allegato 3 invece, nei nostri 32 interventi, nei restanti sono confluite gli investimenti che avevamo già nel piano Invasi, quello che era l'ex piano Invasi, e negli FSC, appunto per completare, diciamo, la quota parte di risorse già sentite. È importante evidenziare quelli che sono, diciamo, gli investimenti prevalenti che abbiamo finanziato all'interno di questa misura. Ne cito ad esempio alcuni: il potenziamento dell'esistente invaso di Pianfei in Toscana, l'abbiamo finanziato la manutenzione straordinaria del sistema di regolazione Gardamincio. Abbiamo anche tutta un'altra serie di interventi, soprattutto destinati al nuovo acquedotto Marcio, quindi nella zona di Roma. La manutenzione degli interventi, ad esempio, di manutenzione straordinaria di sostituzione delle parti, diciamo, delle grandi adduttori del sistema in Sardegna a servizio delle dighe di Cuginas. Abbiamo uno degli interventi più importanti è finalmente la realizzazione delle opere di derivazione dalla diga di Campolattaro. La diga di Campolattaro è un'opera, una grande diga che realizza 150 milioni di metri cubi di invaso senza opere di derivazione da parecchie decine d'anni.
Abbiamo anche finanziato il progetto per il nuovo sistema acquedottistico della Valle dell'Orco, il sistema acquedottistico del Roia. Un'altra serie di interventi, che non sto adesso a scendere nel dettaglio, molto interessanti, è l'utilizzo delle vasche di laminazione, diciamo anche a fini irrigui, quindi il doppio uso, proprio nell'ottica di limitare l'uso del suolo, il doppio uso di questa tipologia di opere. Vedete qui più o meno la distribuzione tra diciamo macro insiemi di opere, quindi la ripartizione tra condotte, invasi e opere varie. Passiamo adesso all'altra misura, che è l'altra linea di investimento sempre derivante dal PNRR, che è appunto quella destinata alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua ad uso potabile. E questa assegnazione di queste risorse avviene attraverso un bando. E questo bando, su indicazione delle regioni, è stato diviso in due finestre temporali. La prima finestra temporale si è già conclusa ad agosto e sono stati finanziati 21 interventi per circa 607 milioni di euro. Questo è un intervento, una linea diciamo di investimenti molto importante e che ci ha anche consentito di comprendere come la richiesta diciamo di fabbisogno sia veramente significativa su questa riforma. L'obiettivo diciamo dichiarato nei 21 interventi che abbiamo finanziato prevede una riduzione di perdite dell'ordine tra il 20 e il 35%. Abbiamo finanziato interventi sia sulla rete di Roma, sulla rete di Latina, Castelli Romani, la zona di Firenze, Prato, Pistoia, Acquedotto Lucano, Smart Torino, Acquedotto Monza Brianza, alcuni acquedotti a Pescara, Teramo, nella Marsica e anche in Sardegna. La suddivisione sono al nord e al centro il 56%. Circa 342 milioni di euro per 11 interventi, invece al sud sono circa 265 milioni di euro per 10 interventi. L'altro dato significativo è che con questa misura e con gli interventi che sono stati selezionati dalla Commissione, abbiamo già un obiettivo di circa 41.000 chilometri di rete distrettualizzata, cioè noi qui stiamo finanziando interventi per appunto la riduzione delle perdite, quindi non soltanto la sostituzione bruta delle condotte, ma soprattutto interventi di digitalizzazione. Questa misura l'abbiamo anche nel PON React-EU, che era appunto una misura dedicata soltanto ad alcune regioni del sud, e quindi anche qui abbiamo finanziato in maniera simmetrica rispetto all'M2C 4.2 interventi di digitalizzazione, distrettualizzazione, controllo delle pressioni, monitoraggio e qualità della risorsa idrica. Consentitemi qualche approfondimento di dettaglio per quanto riguarda gli interventi FSC 2014-2020, di cui alcuni dati ha già dato riscontro il professore Toscano. Si tratta di interventi che sono partiti nel 2017, si tratta quasi sempre di interventi di alta valenza tecnica e di un importo diciamo medio relativamente modesto, 3,4 milioni di euro. Di fatto questi interventi non riguardano la costruzione diciamo di nuove dighe, ma prevedono appunto la messa a regime del patrimonio di queste delle grandi dighe italiane esistenti, che come molti dei presenti sanno è caratterizzato da una vita media di esercizio superiore ai 60 anni. All'interno di questo programma è anche compresa il completamento di tre grandi dighe incompiute. Sono la diga di Pietrarossa in Sicilia, la diga di Cumbidanovo e la diga di Montiniedo in Sardegna,
Quindi anche qui abbiamo l'obiettivo di incrementare la risorsa idrica senza consumo di altro suolo, ma appunto migliorando e potenziando la disponibilità di quanto possiamo immagazzinare. Questi interventi sono gestiti da 65 soggetti attuatori differenti, quindi vedete come si conferma la estrema frammentazione, diciamo, del sistema. E soprattutto mi piace anche citare che abbiamo finanziato in 14 interventi di sola verifica di sicurezza sismica delle grandi sismiche esistenti ricadenti nelle zone di alta sismicità. Quindi sono diciamo, proprio fasi propedeutiche probabilmente a interventi di miglioramento della sicurezza. Qui purtroppo abbiamo un avanzamento ancora, diciamo, di lavori aggiudicati relativamente modesto, e soprattutto le tre grandi dighe hanno il problema, stanno affrontando in maniera seria il problema dell'incremento dei prezzi, per cui non riusciamo a pubblicare, diciamo, le gare, in quanto appunto abbiamo sempre il problema di questo incremento prezzi, ma stiamo lavorando perché questo problema si risolva in maniera definitiva. E infine, e in continuità, abbiamo gli FSC 2021-27, dove appunto in questo momento sono stati previsti una serie di interventi, diciamo, da parte delle regioni che potevano accedere a questa, diciamo, prima finestra. Noi speriamo di riuscire a portare avanti dei progetti in coerenza con gli interventi che abbiamo già finanziato sia nel PNRR, ma soprattutto in continuità con gli FSC 2014-2020, proprio, diciamo, nell'ottica di realizzare diciamo, una serie di piani finanziari complementari e addizionali delle risorse. Grazie. Grazie, mi sembra che sia stata un'ottima sintesi di quello che si fa nel volume che è stato reso disponibile già sul sito. Trovate poi i dettagli dei vari interventi, proprio per dare un'idea complessiva di ciò che è previsto anche a livello territoriale. E ringrazio per tutte queste presentazioni. Ora ho il piacere di dare la parola a Michela Castelli, presidente di Utilitalia, uno dei soggetti naturalmente fondamentali nell'attuazione di tutto ciò, ma anche nel lavoro che Utilitalia svolge attraverso tutte le imprese di utilities, appunto, sul territorio nazionale. Prego. Buongiorno, grazie. Non so se mi sentite. Perfettamente. Sì. Innanzitutto ringrazio il Ministro per questa occasione, diciamo, anche di verifica proprio concreta di quelle che sono state le attività che ci hanno visto molto coinvolti in questi anni di lavoro. Dico anni perché Utilitalia come finestra di osservazione ovviamente è un punto privilegiato e abbiamo veramente molto apprezzato la disponibilità del Ministro in questa attività di concertazione con gli altri ministri competenti, con l'autorità di regolazione, che stiamo vedendo oggi i risultati che sono stati conseguiti, quindi hanno contribuito a un'assegnazione importante delle risorse per l'azienda del settore e devo dire che la quasi totalità è stata intercettata peraltro da aziende che aderiscono alla nostra federazione, quindi questo ci rende anche particolarmente orgogliosi, nonché di aver potuto partecipare anche alle proposte di riforma di cui oggi vediamo una sintetica rappresentazione, ma che oserei quasi definire abbastanza epocali, visto il momento che abbiamo vissuto e il momento che ci attende. Gli investimenti programmati delle aziende nel settore idrico al 2026 sono pari a circa 14 miliardi di euro, quindi le risorse che sono state rese disponibili dal PNRR sono risorse che si aggiungono alla capacità di investimento che le aziende del settore idrico avevano già e hanno sempre comunque messo in campo per cercare di superare quelle che sono problematiche che vanno acuendosi nel tempo, peraltro contribuendo con questi volumi a generare importanti ricadute positive sia sul PIL, abbiamo misurato in circa lo 0,8% il valore proprio di queste misure e anche in termini occupazionali sembra che potrebbero avere un impatto di circa 160.000 nuovi posti di lavoro, e questi sono dati molto importanti collaterali alle progettualità che oggi sono state illustrate. 10 di questi miliardi sono in particolar modo specificatamente indirizzati al contrasto degli effetti del cambiamento climatico, come è stato oggi evidenziato,
e la realizzazione di questi interventi comporterà quindi una maggiore quantità di acqua disponibile per le famiglie, in oltre 600 milioni di metri cubi che dovrebbero essere utili a breve per fronteggiare questi effetti che con la ricorrenza sempre che è stata ricordata, che è sempre più frequente il nostro malgrado, sono effetti ormai che non possono essere trascurati rispetto all'uso della risorsa idrica. Anche perché gravi fenomeni come quelli che abbiamo riscontrato quest'anno, sia in termini di siccità che di effetti derivanti dalla siccità, abbiamo visto che stanno generando un impatto molto importante sulle economie territoriali, rendendo quindi ancora più essenziali tutti gli interventi di tutela e di efficientamento della risorsa idrica e tutte le attività conseguenti anche in termini di efficientamento dei consumi che ovviamente la gestione di cicli idrici integrati comportano per le nostre aziende. Cos'altro abbiamo molto apprezzato? Che l'attuazione di queste linee di intervento nel PNRR, che ha già visto l'assegnazione di circa 4,6 miliardi di euro, appunto comporta ricadute importanti sul PIL e sull'occupazione, ma soprattutto anche contribuisce finalmente in maniera significativa a ridurre quella che era un'altra fenomenologia riscontrata negli anni con sempre maggiore, tra l'altro, acutezza, ovvero il water service divide, richiamato anche dal professor Toscano. E quindi il fatto di riuscire a portare investimenti nel mezzogiorno, a portare quindi anche tutti gli impatti positivi che questi investimenti comportano è particolarmente significativo. Ricordiamo che siamo reduci da valutazioni che evidenziavano invece che le gestioni in economia che caratterizzano in particolar modo proprio il mezzogiorno presentavano proprio dei dati abbastanza sconfortanti in termini di capacità di investimento, con delle medie italiane a 50 euro, delle medie invece del sud Italia che ancora si attestavano intorno ai sotto 10 euro, diciamo così, che quindi ovviamente rendevano ancora più importante e impegnativo il fenomeno che stiamo affrontando con queste attività. Quindi quello che sicuramente abbiamo riscontrato, che speriamo che sia un'attività che potrà proseguire nel tempo, è che queste procedure seguite, le azioni di riforma introdotte con il PNR hanno sicuramente contribuito al consolidamento della governance grazie a interventi sulla semplificazione normativa che favoriscono quindi la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico e al contempo le misure tese a garantire una piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati partendo dalla riduzione della frammentazione che abbiamo visto è ancora molto presente e al fatto di favorire comunque la gestione di operatori virtuosi industriali. È chiaro che siamo un po' all'inizio di un lungo percorso che speriamo appunto non venga interrotto, soprattutto mantenga la... Sembra esserci stato un problema con la linea con la Presidente, eventualmente poi le chiederemo di concludere il suo intervento. Intanto, Presidente, è tornata? No, e allora darei la parola a questo punto a Francesco Vincenti, presidente dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni. Grazie, grazie signor Ministro, grazie dell'invito e soprattutto mi permetto di ringraziare per lo sforzo e l'impegno che state mettendo come Ministero per rendere questo Paese sempre più moderno e soprattutto riuscire a spendere delle risorse così importanti per dare delle risposte ai nostri cittadini, per dare risposte alle nostre imprese di fronte a delle sfide che sono globali ma che nel nostro Paese naturalmente sono ancora più importanti perché l'impatto dei cambiamenti climatici e la sfida della sostenibilità stanno condizionando in modo negativo quella che è appunto la vita delle nostre dei nostri cittadini ma anche delle nostre imprese. Anche quest'anno, come ricordava bene il professor Toscano, in agricoltura contiamo oltre 7 miliardi di danni, quindi sono danni importanti in un momento difficile dell'economia ma anche di un'economia bellica che purtroppo il mondo ci sta mettendo di fronte. Noi come enti attuatori, come mondo dei consorzi di bonifica, ho l'onore di rappresentare oltre 150 consorzi di bonifica del territorio italiano, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, siamo orgogliosi di aver lavorato col vostro Ministero e soprattutto abbiamo apprezzato moltissimo il lavoro svolto in termini di concretezza dell'operato, in termini di vicinanza agli enti attuatori. Non ci siamo mai sentiti così parte del Paese come in questo momento lavorando col vostro Ministero, perché ci siamo sentiti veramente affiancati in una sfida che non era solo degli enti attuatori, ma era del Paese intero, di riuscire a spendere queste grandi e importanti risorse
appunto nel nostro paese. Abbiamo apprezzato moltissimo quello che è stato l'approccio rispetto all'attuazione del programma e penso a un trono programma che avete voluto mettere in piedi e che noi come enti attuatori abbiamo apprezzato, perché così riusciamo a dialogare costantemente con voi anche nelle difficoltà che durante il percorso dell'affidamento dei lavori, della realizzazione dei lavori, purtroppo ci troveremo di fronte. Abbiamo avuto un rapporto ottimale con la struttura del Ministero, con l'unità di missione, l'unità tecnica di missione, che siamo riusciti insieme a loro a creare anche in prospettiva un percorso che anch'io mi auspico e auguro che non venga abbandonato, ma che venga implementato e portato avanti. Per noi programmazione e pianificazione sono due parole e due metodi di lavoro che devono continuare nel nostro paese, perché negli anni passati purtroppo di questo abbiamo sentito la mancanza. Troppo spesso venivamo chiamati anche da altri ministeri ad affrontare degli investimenti, chiamati dalla sera alla mattina, magari senza aver dato delle priorità, senza essere magari a conoscenza e dover rispettare delle tempistiche con degli obiettivi importanti. Quindi noi ci auspichiamo di continuare in quest'ottica di pianificazione con le regioni e anche con le autorità di bacino, perché crediamo che di questo il paese abbia bisogno. Abbiamo apprezzato il fondo di progettazione che ha ricordato prima il professor Toscano, perché nel nostro paese siamo sempre stati accusati tutti gli enti attuatori di non avere la progettazione pronta. La progettazione, per quanto riguarda il mondo dei consorzi di bonifica, cioè un investimento importante che comunque per la forma giuridica e per come siamo strutturati molto spesso lo facciamo in house, ma che comunque ha dei costi e dei costi importanti che molto spesso non si riescono a portare a termine, soprattutto mantenere, diciamo così, efficaci ed efficienti rispetto alle tempistiche che molto spesso si sono dilungate. Abbiamo bisogno di migliorare le infrastrutture, in particolare nel passato dovremo vincere la sfida appunto della mitigazione, dell'adattamento al cambiamento climatico, migliorando le infrastrutture di distribuzione per ottimizzare l'uso della risorsa. Una risorsa che in agricoltura viene utilizzata, ma che dobbiamo in modo importante, ma che dobbiamo anche saper valutare e raccontare quello che è l'effetto benefico e l'effetto ambientale che la distribuzione dell'acqua irrigua ha sui territori. Abbiamo bisogno di aumentare quella capacità e di recuperare quella capacità di invaso degli invasi esistenti, perché troppo spesso in molte parti del nostro territorio, nonostante gli investimenti fatti nel passato, ad esempio mi riferisco agli investimenti fatti con la Cassa del Mezzogiorno, oggi ci vediamo dopo diversi anni, in piena funzionalità, appunto perché non riusciamo a utilizzare in pieno i sistemi, in pieno l'invaso. Abbiamo bisogno di chiudere, come è stato detto dalla dottoressa, dall'ingegner Catalano, in modo importante quelle che sono le opere incompiute, perché credo che un paese civile non può pensare di avere delle opere ancora oggi da 20 o 30 anni incompiute, non sono più raccontabili ai cittadini e soprattutto non riusciamo più a giustificarlo di fronte a una crisi economica e di fronte alle imprese. Poi per ultimo, insieme col Diretti abbiamo pensato a uno straordinario piano invasi che non deve solo guardare l'oggi, ma deve soprattutto guardare il domani, perché diversamente saremmo qui a raccontarci una favola se dicessimo che in un anno o due faremo tutti gli invasi necessari al nostro paese, ma un piano invaso che deve essere condiviso con i territori, che aumenti la capacità di invaso. Solo oggi noi recuperiamo solo l'11% della risorsa della pioggia che cade nel nostro territorio. Questo dobbiamo fare uno sforzo per aumentarlo, come già succede in altri paesi del Mediterraneo, della nostra Europa. Lo dobbiamo fare con la consapevolezza che questa risorsa deve essere utilizzata per diversi usi, primo tra tutti, come dice la legge, per l'uso antropico umano, per l'uso agricolo e per tutti gli altri usi. Vogliamo fare questo progetto, vogliamo mettere a disposizione del paese questa progettazione, perché vogliamo anche dare un aiuto al nostro paese ed aumentare quell'autosufficienza alimentare, quell'autosufficienza energetica che proprio in questi giorni è un dibattito moderno e attuale. Quindi crediamo che se riusciamo nei prossimi anni, grazie al vostro lavoro e alla nostra collaborazione, riuscire a continuare sul percorso che abbiamo fatto in questo anno, riusciamo a dare delle risposte per rendere un paese sempre più moderno e vicino a quelle che sono le sfide e soprattutto le esigenze dei cittadini. Grazie.
Grazie veramente, ho visto che la Presidente Castelli si è ricollegata, quindi se vuole completare il suo intervento. Grazie Ministro, scusate, la tecnologia oggi non ci assiste. No, volevo solo concludere quindi ringraziando nuovamente diciamo, questo percorso che è stato seguito, ricordando quelli che sono gli elementi che abbiamo ritenuto più importanti sotto il profilo della nostra federazione, ovvero l'approccio al consolidamento della governance, finalmente si può dire. Rispondo. Sento dei ritorni. Sì. La semplificazione normativa e anche il fatto che si stia favorendo una piena capacità gestionale si favorisca ovviamente gli operatori industriali nel sud Italia che possano veramente fare la differenza sugli investimenti che sono pianificati. Lato Utilitalia ringraziamo proprio per questa collaborazione che speriamo possa proseguire perché attraverso questa finestra di osservazione e questo dialogo costante ci consentite anche di assistere le nostre imprese nella fase di attuazione, laddove non tutte magari sono attrezzate per poterla gestire con lo stesso livello di efficienza, però questo ci consente anche di avere una maggiore localizzazione delle risorse laddove effettivamente servono e soprattutto una maggiore velocità nell'azione di messa a terra di questi investimenti che in questo momento non diventano quanto mai necessari alla luce di questi cambiamenti climatici che riscontriamo in maniera sempre più estrema di anno in anno. Quindi grazie ancora della collaborazione e buon lavoro. Grazie, credo sia gli interventi che abbiamo ascoltato siano indicativi del clima che abbiamo provato a creare in base a quello che abbiamo ascoltato, siamo riusciti a creare proprio nello spirito del PNRR. Lo spirito del PNRR non è semplicemente spendere, non è semplicemente riuscire a fare una legge, ma è quello di creare un clima diverso perché tutto il paese possa crescere e diventare più resiliente, più capace di affrontare le sfide future. E quindi vi ringrazio per queste due testimonianze che per noi sono di conforto dopo tanto lavoro messo in questo esercizio. Fatemi anche aggiungere che io più di una volta ho ricordato come per noi PNRR e attività del Ministero voglia dire, abbia voluto dire in questi 19 mesi, investimenti, riforme, pianificazione. E questo lo troveremo nei prossimi eventi che spero potremo organizzare sulle ferrovie, ma la stessa cosa sul fronte dei porti, anzi anticipo che la prossima pubblicazione, tipo quella che oggi è disponibile sul sito, riguarderà proprio i porti. Vedo che ci sono delle domande in chat, la prima viene da Giorgio Santilli, è una domanda rivolta a me che riguarda il fatto che gli investimenti sono certamente una componente importante, la pianificazione è una componente importante, ma poi alla fine quello che conta è la capacità di offrire servizi di idrici al cittadino. E quindi la sua domanda è: ho l'impressione che in questo settore il legame tra infrastrutture necessarie e servizio fornito sia ancora debole, nonostante l'ottimo lavoro fatto da ARERA in questi anni. Ma è certamente così, sappiamo che ci sono delle differenze sui territori importanti che in parte sono state colmate anche con interventi normativi recenti proprio per stimolare tutti i soggetti a, e questo è un passaggio importante, Giorgio Santilli lo sa bene, a fornire il servizio finale in una logica di outcome, di risultato. Ricordo che tutti gli indicatori del PNRR, compreso questi, compreso quelli relativi agli investimenti di cui abbiamo parlato oggi, sono in termini appunto di risultato finale, non di soldi spesi, per esempio di riduzione delle perdite idriche, al di là del fatto che uno abbia speso tutti i soldi per tappare i buchi negli acquedotti. Questo richiede un rapporto diverso tra centro e periferia, tra regioni e concessionari, perché vorrei ricordare che le regioni hanno un ruolo importantissimo, fondamentale nel funzionamento poi del sistema. Ed è qui dove la riforma però ci consente da un lato di pianificare
appunto non solo gli investimenti, ma andare a verificare se questi investimenti sono stati attuati e se hanno reso reali quegli obiettivi, e dall'altro i poteri sostitutivi che sono previsti verso i soggetti inadempienti che non fanno gli investimenti richiesti, concordati, finanziati. C'è una seconda domanda da parte di Roberto Petretto che è rivolta alla dottoressa Catalano. Si è parlato di interventi di ammodernamento, manutenzione e potenziamento delle strutture idriche. Per la Sardegna è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture? Si è parlato di un progetto francese per la realizzazione di una diga in Sardegna. Do la parola all'ingegner Catalano, ma ricordo che nel rapporto che appunto è disponibile sul sito trovate tutti i progetti previsti anche con dei rendering, quindi in qualche modo è possibile approfondire a livello territoriale il contenuto di questi investimenti. Ingegner Catalano. Grazie signor Ministro, provo a rispondere in maniera sintetica. Gli investimenti che al momento abbiamo previsto nelle linee di finanziamento che ho illustrato prima riguardano sostanzialmente opere esistenti e completamento delle due incompiute in Sardegna, che sono la diga di Montigneddu e la diga di Cumbidanovo. Con riferimento al nuovo investimento, alla nuova progettualità, segnalo che in questo momento, vista la crisi energetica del Paese, stiamo assistendo alla presentazione, alla redazione di progetti per impianti di pompaggio, quindi che si appoggiano a dighe esistenti. Quindi è chiaro che il problema energetico che il Paese sta affrontando, e soprattutto se vogliamo sostenere la transizione ecologica attraverso anche l'utilizzo delle energie intermittenti, abbiamo bisogno di creare delle infrastrutture che riescano a riequilibrare la rete elettrica, e quindi gli impianti di pompaggio idroelettrici appoggiati magari a dighe esistenti sono sicuramente una prospettiva e una soluzione. Al momento noi non stiamo finanziando questo tipo di investimenti, anche perché in questo caso si tratta di investimenti privati. Noi stiamo sostanzialmente intervenendo sul settore pubblico, ovvero partecipiamo in quota parte laddove appunto abbiamo i soggetti regolati da ARERA. Grazie. Grazie mille. C'è ancora una domanda di Fabio Vavassori. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento dei materiali e dell'aggiornamento dei prezzi, sarà confermata la possibilità di accesso a specifici fondi anche per gli interventi oggi in fase di progettazione che saranno appaltati nel prossimo anno 2023? La copertura dei maggiori costi sarà totale anche per interventi solo parzialmente finanziati dal PNRR? Dottor Ciferri risponde a questa domanda. Sì, allora, chiaramente attualmente gli strumenti a disposizione coprono, in particolare l'ultimo, il fondo opere indifferibili, coprono le gare che andranno pubblicate entro il 2022. Non sono previsti attualmente degli strumenti per l'anno 2023, però per le evidenze che noi vi abbiamo mostrato anche nella relazione, è evidente che ci sarà una forte concentrazione di affidamenti proprio nei trimestri successivi al 2022, e quindi noi abbiamo di concerto con la Ragioneria Generale, ma anche con le altre amministrazioni centrali, iniziato un'attività di ricognizione dei potenziali fabbisogni appunto per il 2023. È evidente, del tutto evidente, che poi sarà compito del nuovo governo costruire strumenti e le risorse associate eventualmente per predisporre dei fondi che possano in qualche modo coprire il fabbisogno appunto per l'anno successivo. Per ora lo strumento attivo è quello del fondo opere indifferibili che offre una finestra temporale, come è noto, dal 18 maggio al 31 dicembre 2022. Sulla seconda domanda, per lo stesso strumento del 2022, per analogia, attualmente copre la parte di finanziamento a valere sulle risorse Next Generation EU, quindi PNRR, e il contributo che viene offerto sia nella forma di preallocazione, quindi una percentuale che i soggetti attuatori possono direttamente, i soggetti attuatori enti locali possono direttamente inserire nella rimodulazione dei quadri economici
A fronte appunto del caro prezzi, una percentuale stabilita appunto dal DPCM che definisce i meccanismi di accesso al fondo, ovvero anche nello schema ordinario dove l'istanza promossa dal soggetto attuatore per tutti gli altri soggetti attuatori diversi da enti locali, per la quale diciamo il calcolo della percentuale di aumento è diciamo, valutata caso per caso. In entrambe queste situazioni, diciamo, questo contributo viene calcolato solo sulla parte diciamo, finanziata con i fondi per il PNRR, quindi in un caso in cui un finanziamento è finanziato solo in parte, questo contributo copre solo la parte PNRR. Anche da questo punto di vista le interlocuzioni sono giornaliere, con, in particolare con i colleghi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per capire se esistono degli spazi finanziari per diciamo, coprire anche la restante parte. Sì, abbiamo un'altra domanda a cui può rispondere il professor Toscano, si vede in chat, per ciò che riguarda le maggiori informazioni sul fondo per la progettazione. Sì, grazie Ministro. Allora, il fondo per la progettazione è stato ripartito per autorità di distretto, quindi ognuna autorità di distretto ha una capienza massima di risorse ed è titolata a sottomettere al Ministero una proposta in ordine di priorità per interventi prioritari in quella autorità di distretto per poter accedere appunto a risorse per la progettazione. Specifico, vista la domanda e la sintesi che ho fatto in precedenza, che queste sono risorse destinate alla sola progetto di fattibilità tecnica ed economica, quindi si vuole dare un impulso al primo step progettuale, che però come sapete è fondamentale, la nuova progettazione di fattibilità tecnica e economica per l'utilizzo, per la realizzazione di nuove infrastrutture strategiche. Quindi solo PFTE è in capo alle autorità di distretto che devono dialogare con il MIMS per proporre progettazione e accesso a questo fondo di infrastrutture ritenute per la loro pianificazione, per la pianificazione anche regionale, prioritario. Davide, credo di aver risposto, diciamo. Sei tu che hai. Grazie, grazie Attilio. C'è un'altra domanda che fa riferimento all'utilizzo del meccanismo di partenariato pubblico-privato nella piattaforma, nella valorizzazione delle risorse idriche. Da questo punto di vista lascerei la parola, la risposta all'ingegner Catalano. In questo momento, adesso io credo che la domanda si riferisca esplicitamente agli interventi, diciamo, nel settore regolati dai gestori del servizio idrico integrato, e ovviamente le regole in questo caso sono quelle dell'autorità di regolazione, cioè e ARERA, che ci supporta nella valutazione di quello che è il supporto, diciamo, della quota privata a carico della tariffa rispetto a quello che può essere o quello che è o è stato o sarà il contributo, diciamo, pubblico all'interno del finanziamento. Questo, diciamo, se la domanda si riferisce appunto a quello che è stato fatto. Penso di aver risposto, grazie. Grazie. C'è una domanda finale molto di dettaglio sul, diciamo, su un intervento, in particolare sull'utilizzo della piattaforma di monitoraggio Regis, una piattaforma di monitoraggio del PNRR, e qui ci scusiamo con chi ha posto la domanda, è una domanda molto di dettaglio e rimandiamo magari a un'interlocuzione diretta, sia per il tramite ovviamente della direzione generale diretta dall'ingegner Catalano, ma anche per la divisione che ovviamente ha compiti specifici e anche molto operativi, soprattutto sul tema dell'implementazione della piattaforma Regis. Quindi invitiamo appunto chi ha sottoposto questa domanda di magari inoltrarci via mail o per telefono la questione, così avremo sicuramente modo di, diciamo, dargli una risposta più puntuale. E chiedo alla regia se ci sono ulteriori domande, forse un'altra. Buongiorno, i progetti presentati dalle aziende nella prima finestra temporale del PNRR per la misura I4.2, quella sulla rete di distribuzione, hanno superato i 2 miliardi di euro a fronte di una dotazione complessiva
di 600 milioni disponibili. È previsto che le disponibilità vengano integrate se sì quando, diciamo, lascio la parola al Presidente Catalano, una prospettiva sicuramente positiva da questo punto di vista. Noi la ringrazio per questa domanda. Certamente, ho detto anche prima, ci siamo resi conto dell'importanza di questa misura e soprattutto, diciamo, anche i numeri del risparmio di risorsa idrica che si riesce a conseguire con interventi, diciamo, relativamente facili, fanno sì che questa, diciamo, tematica, questa linea di investimento certamente sia da perseguire e da portare avanti. Noi come Ministero abbiamo già provato a far incrementare questa misura, ci rendiamo conto che sicuramente è una delle cose da fare e sarà una delle proposte che faremo certamente al nuovo governo. Proprio anche per la semplicità, se vogliamo, rispetto ad altri investimenti, degli interventi che bisogna eseguire e dei risultati che si possono conseguire. Grazie. Ecco, chiedo scusa per l'assenza. C'è un'ulteriore domanda, ma questa abbiamo risposto. Questa è stata risposta, ce n'è un'altra, un anonimo, grazie Ministro per quello che ha fatto e per il Ministero, va bene, è un giudizio positivo per le cose che abbiamo fatto. Qualcun altro chiede se è disponibile il podcast dell'evento, la risposta è sì, sul sito naturalmente. Ecco, mi sembra che abbiamo a questo punto completato questo evento, vi ringrazio per la partecipazione, ci sono stati oltre 220 partecipanti al punto di massimo, credo. 250, mi dice la regia, evidentemente non avevo visto bene, vuol dire che il tema è veramente molto importante, come giustamente è, e io vi do appuntamento ai prossimi eventi MIMS Live e, come ho detto, ci sarà una presentazione di un analogo rapporto per ciò che riguarda i porti. Grazie ancora, grazie agli speaker, grazie ai discussant, grazie a tutti e a presto.